Io ho passato quasi 18 anni qui a Roma. Ho ritornato per fare gli ultimi anni di liceo in America, poi all'università, poi sono andato a fare la guerra in Vietnam facendo il mio servizio militare. Ma per me l'Italia è sempre stato un mio secondo paese, come ha detto la professoressa. Sono molto interessato nel vostro paese, devo dire il mio secondo paese, come vanno le cose, e specialmente con i giovani italiani e loro visione del futuro. Io voglio dire che in questo senso farò due o tre commenti. Mi hanno dato delle domande da voi che io risponderò su questi due o tre di queste domande, ma più di tutto mi piacerebbe avere un dialogo, una cosa più interattiva tra di noi. E posso dialogare con voi un po' sui soggetti di interesse vostri. Io, sa, la mia carriera era, ho fatto questo militare, poi sono andato al, non so come dire, graduate school, come si dice in italiano? Dopo il militare? No, sì, ma la scuola dopo l'università. È una Ah, sì, specializzazione specializzazione. di giornalismo a Columbia University. E per anni ho fatto questo lavoro, poi ho diventato un imprenditore e ho creato dei business publishing. Cos'è publishing? Pubbliche relazioni. No, 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 pubbliche relazioni. Ho creato Editoria. editoriale, poi anche banchiere e ero un imprenditore di immobiliari, degli immobili. Tutte e tre cose ho fatto uno dopo l'altro, era una carriera molto interessante. Ero sempre interessato nella politica. Ho assistito il mio cognato, che adesso è diventato segretario di Stato degli Stati Uniti e anche ha fatto la campagna presidenziale per lui in 2004. Allora io, dopo l'elezione di Obama nel 2008, il presidente Obama mi ha mandato, appuntato, diciamo, come ambasciatore. Io non sono di carriera come ambasciatore di italiani, sono tutti di carriera. Noi abbiamo il sistema in cui ci sono una trentina di ambasciatori appuntati della politica, del presidente. In tutti ci sono 180 ambasciatori, gli altri sono tutti di carriera. Io ero un amico del presidente Obama e parecchi altri democratici. Mi hanno mandato qui per ritornare a casa e fare il lavoro dell'ambasciatore. Facendo questo lavoro, io sono capo di un'ambasciata che ha più di 900 persone, ha tre consoli, Milano, Firenze e Napoli, oltre del consolato qui a Roma. Ci abbiamo nell'ambasciata molte agenzie, oltre degli affari esteri, che agricoltura, intelligenza, polizia, che altro, militare. Questi sono tutte le altre cose che non sono una parte specifica degli affari esteri, del
State Department, non so come dire, il Ministero degli Affari Esteri, ma loro sono tutti un parte dell'ambasciata e io sono il capo di questa cosa. È molto complicato questo lavoro perché si occupa anche di, cioè abbiamo 5 basi militari qui in Italia, si deve occuparsi di questo e poi ci sono tante attività tra America bilaterale, tra l'America e l'Italia, governativi e diplomatici. Allora ci sono. Si occupa ogni giorno di sempre una crisi o l'altro, ma più di tutto abbiamo tra l'America e l'Italia dei rapporti molto, molto stretti, sono sempre stati così, ogni tanto abbiamo delle sfide, ma soprattutto è una relazione fortissima tra i nostri due paesi. Allora, che altro vuol dire? C'era anche una cosa che volevo sul soggetto di interattività, perché mi interessa, io ho due bambine, due ragazze a questo punto, sono più di 20 anni, e lì nel nostro loro liceo c'erano classi di non più di 15-20 persone e la classe è diventato più, sempre più interattivo, che in cui il professore faceva più come l'allenatore del classe e i studenti facevano loro guidavano la classe, non sempre, ma ogni tanto c'era questa dinamica nella classe. E allora cresce in America adesso un modo molto, nelle scuole, molto interattivo tra gli studenti e non solamente dal professore agli allievi. Allora volevo solamente raccontarvi questa dinamica del liceo in America per suggerire qualche domanda o qualche cosa di questo genere. Che altro? Ho avuto una domanda sulla globalizzazione. Sai, noi ci troviamo in un periodo molto complicato a questo momento per noi tutti, con le nuove media, con le comunicazioni, tanti cambiati, il modo di viaggiare tanto più organizzati. Non ci sono i barriere che esistevano anche 20-25 anni fa. E allora noi dobbiamo tutti aggiustare a questo nuovo mondo. Sembra una cosa molto positiva di avere questo tipo di interattività tra il mondo, ma anche una cosa che crea molto sfide. Perché tutti i paesi devono aggiustare alle nuove realtà, che guardi, l'Italia deve non combattere, ma deve competere con Cina, con Brasile, anche con America. È certo che molte delle cose che hanno stato sempre italiani, una cosa importante delle imprese italiane, adesso si stanno facendo questo lavoro meglio e meno costoso in altri posti del mondo. E allora qui, come in Italia, ma anche in America, dobbiamo aggiustare con queste competitività che non è facile, è un aggiustamento che durerà, credo, per parecchi anni. E dobbiamo trovare tutti un modo di lavorare
in un modo più intelligente e più sai, per essere sempre più competitivo. Allora e anche dobbiamo trovare un modo di creare nuove leggi e nuovi modi di operazione che garantisce l'equilibrio, fairness, come dice, equilibrio. Bene. Allora, tutto in movimento. Io vi devo dire che io trovo questo una cosa molto positiva, ma non è facile, specialmente adesso si trova Italia in crisi, Europa anche un po' in crisi, una delle ragioni per questo è questa competitività che esiste attraverso la globalizzazione. E poi l'altra cosa che voglio toccare è questo nuovo uso del scusa, nuovi media, perché voi quanti di voi usate Facebook adesso? Mi alzi la mano? Ebbene, si vede qualche cosa. Io sono molto interessato nelle nuovi media, perché cambia il mondo. Voi comunichi tra di voi in un modo completamente differente che mia generazione ha comunicato e imparato e ha preso l'informazione, e questo mi interessa molto. Ma anche ho fatto degli sforzi all'ambasciata per spingere avanti l'idea di un'economia basata sul web, sulle queste nuove tecnologie. Ero abbastanza soddisfatto che abbiamo portato avanti la discussione qui in Italia e che anche il governo Monti adesso ha adottato una piattaforma di economia digitale. Noi abbiamo trovato in America che quasi 40% del nostro nuovo crescita viene attraverso le nuove tecnologie digitali. E perciò per voi, credo, pensando delle carriere e delle cose a fare nella vita, questo mondo dell'economia, della tecnologia è una cosa che io vi consiglio di guardare e di istruirsi su questa cosa più, perché sta cambiando il mondo e è veramente il settore di affari che ha più crescita. Specialmente in America ci abbiamo Silicon Valley, tutta questa cosa, ma non è solamente Silicon Valley, è dappertutto che si trova l'effetto di queste nuove tecnologie. Io mi fermo lì, ho altre cose da parlare, ma voglio dire solamente un'altra cosa. Mi interessa tanto, quando io ero il capo del gruppo che ha fatto, che ha iniziato il nuovo media nella campagna elettorale presidenziale del adesso segretario Kerry nel 2004. E da quel punto è stato adottato dal presidente Obama, che ha vinto due campagne adesso. Ma vi devo dire che questi nuovi media hanno cambiato la politica americana. E mi interessa molto, perché i primi giorni che sono venuto in Italia ho detto, tra mio mandato, i prossimi, io ho venuto nel 2009, ma tra mio mandato, i prossimi, che sarà 4 anni, io sono alla fine adesso, io credo che i nuovi media avranno un grande effetto o cambieranno la politica italiana.
e si vede che è venuto così. Adesso c'è questo movimento 5 Stelle che mi interessa molto, chi sono questi gente, ma questo movimento è stato organizzato solamente attraverso l'internet e il web. Si deve avere, sta cambiando la politica italiana, dove va è difficile sapere, ma è una dimostrazione dell'effetto di questi nuovi media sull'economia, sulla politica, sulla diplomazia, si vede dappertutto. Bene, io mi fermo lì. Allora, grazie. Voi tutti, voi giovani, per me, voi siete il futuro dell'Italia. E allora tocca a voi a questo momento, a questo punto, di agire per il vostro paese. È un paese importantissimo nel mondo, so che c'è dei problemi, delle sfide in questo momento, ma veramente spesso, so che c'è problemi con la meritocrazia e tutta questa cosa, ma voi potete prendere in mano il vostro paese e agire come il Movimento 5 Stelle, per agire per riforme e cambiamento. E spero che qualcuno di voi o molti di voi avrà un affetto positivo in questo senso per il vostro paese. Volevo solamente dirvi questo. E bravi. Grazie.